noi siamo al lavoro e la domenica oggi l'abbiamo dedicata a tutti i calabresi in Italia e nel mondo, tanti italiani, perché siamo al lavoro, tra poco la gente si collega con noi piano piano, perché può darsi c'è chi si sveglia in questo momento vedo che iniziano a collegarsi, e quindi siamo in un posto fantastico, amici, piano piano, svegliatevi piano piano, arrivate piano piano, perché dovremmo raccontare uno dei posti più belli della Calabria. Vedete alle mie spalle che c'è Claudio, chi è Claudio? La storia di Claudio è incredibile. Lo sopporto da 25 anni. Io sopporto te da 25 anni. Pensate, uno dei perché più... uno che va in giro la domenica alle 11:30 in piena attività, con le telecamere qui a... Non so, c'è l'operatore. A infilarti il microfono sotto il naso. Cioè, uno ce n'è. Poliveri. In tutta Italia, forse in Europa. Allora, lui è uno dei migliori direttori di albergo, è un grande villaggio. 254.000 o 154.000 metri quadrati? Non esagerare, 124.000. 124.000. 600 camere, 1500 posti letto, 250 dipendenti. 200, qui in questo momento ci sono 250 dipendenti che lavorano. Dove siamo? Siamo comune. A Conia di Curinga. Che è accanto a Pizzo. Sì, confidiamo con Pizzo Calabro. E Lamezia Terme. A 15 minuti dall'aeroporto di Lamezia. Siamo al Falkensteiner. Falkensteiner. Funimation Garden Calabria, già noto come Garden Calabria da ormai 15-16 anni. È vero che non era qui quando abbiamo fatto l'inaugurazione? L'inaugurazione non l'abbiamo fatta, è nel garden che era quello a fianco Oggi Tui Magic. Oggi Tui Magic. 25 anni. Tu sai che... Eri alto e biondo. Ah, no. con gli occhi azzurri. Ma tu sai che... Vieni un po' al sole, vieni un po' al sole. Ma tu sai che... 25 anni fa, a parte lui è stato anche direttore di Rocca Rettuno, è stato anche un grande direttore di Crociere, vuol dire, è una persona che veramente... Ma voi sapete una cosa, che abbiamo inaugurato anche il TUI, l'ho inaugurato io con i tedeschi, e questo TUI che è un'altra catena importante, no? Importantissima. Voi quanti alberghi avete? No, scusa, c'è un distributore, scusi. No, che? Non... No, scusate. Chi era? No, niente, lasciamo. Chi è? Gira la telecamera. Chi è? Gira la telecamera. Ma che voleva? Non inquadrare, poverino, è uno che si è perso ieri. Stiamo cercando di. Allora, praticamente. Si è smarrito. Si è smarrito? Ci parliamo dopo con lui? Sì. Chi è? Non mi dire. Quello. È lui? È lui. Il capo animatore? No, adesso, capo animatore, non dire... Allora, questo personaggio è responsabile entertainment... Vieni qua, un po' al sole. Al sole, gira. Dai, entertainment, tutto. Non capo. Cioè, cos'è il capo animatore? Non è niente il capo animatore. Non è niente. Cioè lui è di più. Di più. Ma l'è cresciuto in pratica. No, allora, se ti ricordi, no, sì. Lui era quello, biondo con gli occhi azzurri. Era biondo? Con gli occhi azzurri 25 anni fa, quando sei venuto per la prima volta a intervistarmi di là. È vero? Sì. Ecco, da una cosa incredibile, voglio dire. Andrea, però eri tu? È invecchiato quello male. Che ballava insieme agli indiani e eravamo alla piscina grande? Bravo, bravo, quello che ballava insieme agli indiani ero io. Eri tu? Sì. Con la chioma, con le penne? Con la chioma e con le penne, ho perso sia la chioma che le penne. Ecco, intanto diciamo che quanti siete gli animatori qui quest'anno? 34. No, ne ho cacciati due ieri, quindi 34 meno 2, 32. 32, ascolta, intanto grazie, ci vediamo dopo perché c'è una piscina. Cioè, mi stai cacciando? No, no, puoi rimanere. Oh, no. Hanno la piscina più grande d'Italia. Quanto è questa piscina? 5.000 metri quadri. 5.000 metri quadri, da poco la vediamo. Volete sapere che cosa? 5.000, vuol dire, per riempirla quanti giorni? 5.000. No. Due settimane. Due settimane. 15 giorni per riempire la piscina. Enorme. Una cosa impressionante. Quella dei piccoli. Quella dei grandi, non si capisce proprio. Ma pensavo che eri di Bergamo. No, che di Bergamo. E allora, intanto siamo, guardate, vi do l'idea anche perché c'è l'operatore alle mie spalle. Dove siamo e quanti siamo e cosa fa. Ecco, questo, come lo descrivi tu? Questo è lo Sport Center, dove abbiamo campi da paddle, mini golf, shuffleboard, badminton, boccia. Beach volley. Tennis e calcio che oltre lì. Naturalmente un po' di ping pong e altre
attività. Chi è questo? C'è l'operatore, ah, l'operatore. Ok. E allora vedete che il posto, già, mi porti in diretta, perché vogliamo far vivere agli amici che sono in Italia all'estero una delle piscine, intanto la piscina relax è quella dei bambini, esatto, che è grande quanto? La relax è 1100 metri quadri. 1100 metri quadri. Relax perché? È perché relax, per... invece... quella grande, abbiamo detto che 5.000. Guardate un po' come vi portiamo, anche per chi vuole andare in vacanza e scegliere una buona vacanza, ma anche professionale, perché non è nulla al caso. Ho parlato di Claudio Giaffreda, e non ho sbagliato questa volta, perché è un grande professionista e noi abbiamo da fare solo con persone serie che vogliono far fare la vacanza come si deve agli italiani in Italia e all'estero. Ecco qua, guardate qua, questa è quella relax. Questa è quella relax, di che relax c'è qua? Questa è quella relax. Sì, parliamo piano perché stanno sì, rilassando. Si stanno rilassando, è vero. C'è anche il bagnino che si sta rilassando. Il bagnino che si rilassa. È l'orario che ancora stanno dormendo alcuni. Buongiorno. È il bagnino più rilassato del mondo. È il bagnino più rilassato del mondo, mi dicono. Ma è bellissimo, guarda anche quella cascata d'acqua. E questa è quella piccola? Questa è quella piccola. Signori, amici miei, mi dai il telefono di questo posto, per favore? Com'è il numero? Il recapito telefonico... della ricezione, perché no, uno che dice pronto, poco fa ho visto Lino Polimeni collegato in diretta internazionale, ma siamo sicuri? Trova il numero, dammi il numero, dai, vai, dammi il numero, vai, ti sto guardando, vai, forza, te lo do subito, dai, 0968 789204, ripeti, 0968 789204, chi risponde? La reception del Falkensteiner Garden Calabria. Dite che avete parlato con Claudio? Sì, è con Lino. Dillo. Dite che avete parlato con Claudio e con Lino in diretta. In diretta. E allora qui andiamo avanti, guarda un po', perché voglio far vivere veramente questa vacanza a chi in questo momento è rilassato e piacevolmente, perché adesso ci avviciniamo dove? Adesso andiamo nella parte centrale dove c'è la piscina Active con lo spray park per i bambini piccoli. E di fronte tutta l'area. Mamma mia, che sto vedendo, amici miei! Condividete in Italia e nel mondo, perché guardate, questa è la nostra professionalità e qui ci sono questi posti fantastici in Calabria. E avevo detto agli amici di Donella Veda, ha detto alla redazione, venite qua, vero? Venite, che fate di te? Venite! Urgu! Urgu, vieni! E l'autore! L'autore, Urgu! Massimo Ginetti, vieni qui in vacanza! Ti aspettiamo, Massimo! Ti aspettiamo, Massimo, guarda qua che bellezza, guarda. Signori, state godendo in diretta. Ma cos'è una la piscina con l'acqua? Questo è lo spray park. Vieni, guarda, fammi vedere che bello qua. Guarda. Questo per i piccolissimi, con gli scivoli. Fantastico. Andiamo dentro, questa è la piscina grande. Guardate, amici. Eccezionale. Claudio, quando è piena quanta gente c'è dentro? La struttura ha 1500 no? posti. 1500 posti. Ecco, non la piscina, quando è piena, quanta gente può entrare? La piscina può contenere 700 persone. 700 persone. Salutate bambini, ciao! Ciao! Come si diventa? Ma qui il mini club! Funky Land per tutte le età, a partire dai 3 anni. Poi ci sono i teenies dai 12 anni. Sai che cosa abbiamo inventato quest'anno? Il X Factor calabrese. Cos'è? Ah, c'è cioè la cosa, la... Ogni cioè cantano ogni settimana. Una gara. Ho attrezzato una sala prove completa di batterie, chitarre, acustiche, elettriche, basso, pianola, tutto. Una sala prove e ogni settimana tiriamo fuori dai ma qui una... dei talenti e li facciamo esibire in teatro. Ma qui è un acquapark! È un acquapark qui! Buongiorno! Buongiorno signora! Non si diverte lei oggi, come vai? Buongiorno. È in vacanza? No. No? Non si vede? Non si vede. Molti italiani nel mondo stanno seguendo, come si trova? Molto bene. Si vede? E suo marito e i figlioli? Sono tutti in acqua. Tutti in acqua, bellissimo. Puro relax per la mamma. Puro relax per la mamma, complimenti. Guardate un po', vieni Claudio, accompagna. Andiamo sopra di là. Andiamo di là, sì. Mamma mia! Siamo in Calabria! Ciao caro! Come stai? Buongiorno! Bene caro, grazie, ciao! Allora, vediamo un attimo! Buongiorno! Vedo che si divertono qui i ragazzi! Incredibile! Mamma quanto è grande! Buongiorno signora!
No, adesso arriva la telecamera, arriva la televisione, ma i bambini si divertono tanto. Sì, tanto. Ci descriva cosa state provando. Ti stai divertendo? Lei è la mamma? Sì, di lui, buongiorno. Grazie. E la mamma di lui chi è? Bene, andiamo. Guarda, ciao ragazzi. Una cosa che... Ma siete calabresi? Sì. Tutti calabresi in vacanza in Calabria e gridate volta! Una miseria! Questo è il fan club Lino Polivedi. È il fan club Lino Polivedi questo! Vi state divertendo? Sì. Bello, eh? Mamma mia, quanto è grande sta piscina! Guarda lì! Chi è? Ciao! Come tutto, stai? Tutto fan. Bene, guardate qua amici! Siamo collegati in Italia all'estero, questo è il nostro divertimento, tanta professionalità. Andiamo lì sopra? Vediamo che faccio un po' di acqua gym. Acqua gym, ciao ragazzi! Ciao! Bene, che... Ciao, incontrare un villoto! Ciao, come stai? Villeso, villoto, villano! Siamo benissimo! Tutto bene? Ci sono le nostre telecamere che stanno registrando e stanno riprendendo anche dall'alto. Com'è la vacanza? Fantastica! Come vi trovate? Benissimo! Cosa benissimo. Voglio... No, perché tanta gente a casa dice, ma sono veramente, si stanno divertendo? Sì! Bello, eh? Relax, professionalità! Professionalità, accoglienza, tu ti chiami di nome? Beatrice. Domenico, grazie, buone vacanze. Grazie. Ma non mi stai, mi stai seguendo, la devi smettere. Io sono Beatrice, mia sorella, stavo dicendo mia madre. Una sorella. Beatrice. Il capo animatore è fantastico. Questo è mio cognato. Copilota. Non lo posso vedere. Lui è copilota. Scappi? No, non so dove la sposare. Sono da quanti anni? 22 anni che 22 anni che lo sopporto. 22. Prima volta che venite qui? Sì, la primissima. Bene. E ci torneremo. Claudio, mio sponsor, perché da 25 anni che... Ci sopportiamo, vero Claudio? È vero, 25 anni. È una cosa che dico. Complimenti, buona vacanza. Grazie, andiamo avanti. Allora, vieni qua. Ma dove... Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi sei? Chi sei? Domenico. Ciao Domenico, andiamo, dove andiamo? Buongiorno. Andiamo. Mamma mia, guardate qua ragazzi. Ciao ragazzi. Eh sì, eh. Guarda. Mamma mia, commentalo, dai! Che ti devo dire? La piscina così è uno spettacolo, guarda. È divertentissimo. Questo deve veramente usarla da ospite, è una goduria. Senti, io sono al lavoro, il mio bambino, mia moglie e i miei figli non sono. Aspetto. Sono dall'altra parte della Calabria, però io una giornata devo venire. Assolutamente, vieni. Guarda qua. Ti metti lì sotto un massaggino sulla nuca, sai come riesci. Mamma mia! Amici, questa è la Calabria dei professionisti, non l'arte dell'arrangiarsi, noi premiamo solo i più bravi. Sai cosa abbiamo lì sopra? Sì. Lì sopra abbiamo un ristorante con il nostro amico chef stellato, uno degli chef stellati calabresi, Nino Rossi. E Nino Rossi è qui? Nino lo Rossi chef stellato? Non è qui con noi, ma ci ha firmato un menù appositamente studiato per noi, per i nostri ospiti. Firma calabrese di un chef stellato e ce l'abbiamo qui con noi. È eccezionale, guarda, io ti ringrazio, guarda come scivolano lì. Stanno facendo veramente una goduria qui. Io sto immaginando, coloro che ci guardano dall'Italia e dall'estero, quello che sta avvenendo. Guardate un po', vi faccio anche un primo piano, stringo un po', va. Allargo. Guardate amici. Ma c'è il tuo operatore lì? C'è l'operatore. Eccolo là l'operatore che sta riprendendo questa bellezza. Claudio, senti, ma tu praticamente a un certo punto avevi deciso di non fare più il direttore... È vero. Avevi deciso di non fare più il direttore. Ma perché? Ho intrapreso altre attività. Cioè sei stato direttore, cosa sei stato? Sono stato direttore per tantissimi anni in strutture internazionali. Dopodiché ho un cantiere aperto con una media. Ma dove? A Lecce. No, è leccese! Però questo progetto mi ha talmente entusiasmato con questo brand Falkenstein di respiro internazionale. Ho detto questa cosa va fatta. Perché mi piace fare le cose per me. Bello. E mi piace farle in Calabria, perché la Calabria, da non calabrese, l'ho sempre detto e lì non lo sa, è una delle regioni più belle di Italia. Bisogna crederci e valorizzarla. Senti, qui è la domenica siamo al lavoro, tanto per farvi capire come noi vogliamo rappresentare la vacanza, per raccontare e raccomandare gli amici che stanno dall'altra parte del video e del telefonino, condividete e raccontate che la Calabria è fatta anche di queste cose, non solo di 'ndrangheta, di incapacità politica, ma abbiamo persone
e luoghi meravigliosi dove premiano il territorio. E quando dico alla scoperta del paradiso Calabria, non scherzo, perché 250 persone che lavorano e sono tutti calabresi. Tutti calabresi. Dillo, Claudio. Tutti calabresi del posto di Pizzo, di Aconia, un po' fuori provincia, ma comunque il 99% è calabrese. Quindi anche per quanto riguarda il prodotto, il chilometro zero. Assolutamente, noi abbiamo una cucina che è il fiore all'occhiello. Tu vedi questa struttura bellissima con il divertimento, ma il mangiare ti garantisco che non è assolutamente da meno. A parte avere una griff che per noi è un assoluto vanto, di uno chef stellato calabrese che presenta un menù una sera, devi venire, sei mio ospite, vieni con tua moglie che vieni. Ma scusa, non sembra Ciro Corto tu? Mi stai invitando? Ti sto invitando. E poi devi venire anche a degustare il nostro buffet, che è fatto di prodotti tipici, dalla cipolla. Bellissimo. Dove siamo? Al Falkenstein Garden Calabria 0968. Signori, io voglio far impazzire. Aspetta, te lo faccio vedere. Guarda, perché... fammelo vedere qua. Guarda. Se no, lo sto inquadrando. Si legge. Sì, si legge. E questo è il nostro falco. Questo è il falco. Quante strutture avete in Italia? In Italia sono 8. E nel mondo? 30 in tutto, tutti nel segmento 5 stelle, 4 stelle, 5 stelle. Beh, qua siamo un 4 stelle? Siamo 4 stelle. Bene, dove andiamo adesso? Dove vuoi? Andiamo al bar e ti offro un caffè. Mi offri un caffè, finalmente! All'Alecce. Questi sono italiani, siete bambini? Non te lo so dire. Vabbè, allora andiamo un attimo da qua, passiamo da qua. Vi stiamo facendo vivere in diretta anche i vari passaggi? Perché credo... con la musica, l'animazione, la ristorazione. E poi c'è una pineta che vedo da qua, meravigliosa. Ecco, 5 minuti e si arriva in spiaggia. Infinita. Spiaggia. Abbiamo 600 ombrelloni in spiaggia. 600 ombrelloni. Una testimonianza diretta con questo signore per commentare questa vacanza. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono Lino Polimeni. Piacere. Il programma più popolare della Calabria, ma tanti amici d'Italia nel mondo ci seguono. Bene. Allora, la testimonianza diretta è sempre l'ospite. Sì. Per premiare il nostro direttore, cosa diciamo? Che è spettacolare. Lei da dove arriva? Io vengo da qui vicino, sono di Roma ma vivo in Basilicata. Ah, vivo in Basilicata, anche voi non scherzate con la Basilicata, avete Matera che è stata premiata più volte, no? Sì, ma a livello di mare, diciamo, oltre a Maratea abbiamo poca roba. E quindi venite qui in Calabria? Sì, strutture come queste non ce ne sono. Ah, io sono andato a creare la piscina, unica in Italia, eh? Chiedilo a lui come l'ha vissuta. Come la... può parlare? Sì. È autorizzato da papà, allora come la piscina? Bella. Bella, ti stai divertendo? Sì. Vuoi ritornare? Vuoi rimanere qui? Non vuole andare via. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Andiamo un attimo. Buongiorno. Andiamo di là? Ok, allora guardate, stiamo passando, ma c'è la cucina, ma la puoi vedere? Sai perché gli italiani sono bravi e vogliono la pulizia, la cucina, il divertimento e l'ambiente che in qualche maniera dà un certo riconoscimento, no? Tu sai che una volta che vai in vacanza, dopo un anno vuoi, e dopo la pandemia vuoi sicuramente il meglio. Dove mi stai portando? Adesso intanto ti porto a prendere un caffè. Aspetta. E poi entriamo nel ristorante. Poi caffè, poi ristorante? Anzi, ti voglio far Maurizio, vedere. Maurizio, vieni, Maurizio! Attenzione a non scivolare. No, non scivoliamo, bene. Ti voglio far Buongiorno. Vedere. Buongiorno. Dove siamo qua? Ti voglio far vedere. Poi è la mamma? È la mamma? È la mamma lei? Sì. Lei è la mamma? La mamma. Può giurare che è la mamma? Sì. Lei è la mamma? No. Cosa mi stavi dicendo ora? Mi stavo dicendo che mi era piaciuta veramente qua la Calabria. È bellissima. Perché stamattina piangeva. Perché non se ne voleva andare. Non vuole perché partire. Va via oggi? Sì. No, signora. Purtroppo. Claudio. Non si Devo può. Andare a lavorare. Claudio, fai qualcosa. Non posso tornare. No, va a lavorare per poi tornare, va benissimo. Allora, torna al lavoro e poi ritorna qui. Da dove arriva lei? Da dove... Messina. Da Messina, ah, bellissima Messina, l'area dello stretto. Quindi qui si può fare la vacanza anche dall'Interland, dalle zone vicine. Sì. Bene, comunque Messina è anche bella. Messina è meravigliosa. Specialmente la PlayStation 4. Specialmente la PlayStation. E io, quando dite io, è il massimo. E poi Messina c'è la mezza granita con panna, la mezza birra ed è... stupenda la carita compagna, meravigliosa lì a Messina. Ciao, grazie signora. Buone... ma tu qui in pratica non vogliono andare via. Facciamo bene il nostro mestiere, caro Lino. Incredibile, guarda, sapere che, un attimo che sposto la posizione, sapere che la gente è qui e non vuole andare via è il massimo, no, per un direttore.
quello che vogliamo fare, fare contenti dopo tanti mesi di... Italiani? No, è una bella famiglia questa, presentamela. Buongiorno. Buongiorno. Austria. Austria. Ciao. Wie geht's Ihnen? Sehr gut. Cosa molto, dicono? Ha detto che stanno molto bene. Molto bene. Bene. Quanti giorni che sono qui? Quanti giorni? Niederösterreich. Niederösterreich, das ist unten Richtung, das ist schon Urca. In der Mitte von Österreich, aber östlich. Östlich. Also, ja. Cosa okay. dice Claudio? Dal centro dell'Austria. Vicino. Dal centro dell'Austria. Come hanno scoperto la Calabria e perché? Wie seid ihr auf diese Anlage gekommen? Und warum? Wir waren öfter in einem Falkensteiner Club. Wir sind Falkensteiner Fans. Ah! Ja. Und ja, Kalabrien. Ich war schon immer ein Wunschziel von uns. Meravigliosa. Dall'espressione detto beautiful. L'ha scoperto in paradiso. Sono clienti, clienti abituali della catena Falkensteiner e già che la catena garantisce. E aprendo in Calabria hanno detto questo. Vuol dire che il nostro programma si chiama Raggio di Sole e il sottotitolo è alla scoperta del paradiso Calabria. Programma televisivo importante. Sender und die Sendung heißt Sonnenschein und er sucht immer neue Objekte, neue Paradiese, so finde ich. Giusto, ok? Ok, bene, grazie, ciao, 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 ciao. Bene, allora andiamo al bar. Vedete che... Guarda, qui abbiamo la coppia più longeva del garden. Più longeva del garden? Questi due qui erano fidanzatini quando li assunti la prima volta 25 anni fa al garden di là. Sono una coppia formidabile, sposati. Lui è il nostro capo. Avvicinati, capo Bala. E guarda, guarda, togli il mascherino. Togli la mascherina. Guarda che sorriso. Guarda, guarda, vai. Guarda che belli che guarda, sono. Meraviglioso. C'è tutti gli italiani nel mondo, con Lino Polimeni. Tanti calabresi che stanno piangendo. Dice, ma questa è la mia Calabria. E qui siamo a raccontare, come sempre, questo paradiso. E adesso guardi, noi per il momento dobbiamo salutare. Dove mi porti? No, prima di chiudere devo andare, poi prendiamo il caffè dopo. Devo andare a vedere il ristorante. Andiamo a vedere il ristorante. Preparateci qualcosa, ci vediamo dopo. Grazie. E allora andiamo un attimo. Scusa, mi hai fatto male. No, veramente mi hai questo da dove arrivate? Basilicata. Basilicata, ma guarda, ben arrivati. Ben arrivati, oggi siete arrivati? Oggi, ora. In questo ora. Momento, già. Ora, arrivati. Buona, un fare bot. Senti, una prima impressione, veloce. Bellissima struttura, ci piace. Meravigliosa, sì, meravigliosa. Immagino che hai detto voi, amo, non abbiamo sbagliato. No, infatti. Hai detto questa cosa? No, ma... Stavolta è andata bene. È andata bene. Niente, amo, non abbiamo sbagliato. Sbagli la vacanza, no, è vero, perché quando tu organizzi la vacanza, dopo un anno, e la gente da casa... Un attimo che andiamo al ristorante. La gente da casa vuole sapere, giustamente... vuole trovare un posto meraviglioso, un posto importante, anche se l'orario non c'è, non ha importanza, voglio capire. Lo portare sul terrazzo per fare una panoramica, l'operatore. L'operatore ci sta ascoltando, dai. Dobbiamo andare da sopra allora, a fare una panoramica lì sopra. Una panoramica, un attimo, facciamo vedere come siamo messi. Intanto spostiamo la telecamera, eccola qua ragazzi, ecco, intanto vi diamo l'idea all'esterno, questa giusto? Questa è la veranda esterna del ristorante principale. Sì. Qui abbiamo il buffet a colazione, pranzo e cena. Qui fanno colazione, pranzo e cena? Esatto, self-service. Questi sono i nostri menu. Cosa dice? Leggi. No, zuppa di verdure, però, lumaconi alla gricia, cacio e pepe, spaghetti, cozze e vongole, pasta ai formaggi. Poi abbiamo il salmone alle erbe con pesto di rucola, filetto di merluzzo, polpettone in salsa, taglio di ferro. Mamma con mia. Salsa ai carciofi, poi c'è la griglia, le soglie, le pelle. Ma io non posso ingrassare, no. Qua cosa c'è scritto? Questo invece è il menu di degustazione di Nino Rossi, lo chef stellato che ti raccontavo. Designed by Nino Rossi, che è un vanto della Calabria, e ha questo fantastico menu studiato apposta. Mamma mia, andiamo dentro, dove siamo? Qui sempre la sala, stanno lavorando? Stanno lavorando. Vabbè, non è importante, ma si capisce che ore sono, scusa. È presto ancora. Apri, dai. Manca un'ora per la prima. Fammi vedere com'è. Intanto diamo un'idea di come sono organizzati, buongiorno. Guarda, intanto questo è il nostro responsabile della ristorazione, Food and Beverage Manager, Pietro Crigna. Pietro, ciao, vieni. Vieni qua che sei contro luce. Calabrese d'eccellenza. Possiamo accendere le luci, sono tutte accese. Ciao Pietro. Ciao. Tu ti occupi di che cosa? Io mi occupo dell'F&B, del food and beverage. Bene, diciamo che è una bella responsabilità, no? Poi lavorare sotto, diciamo, la direzione di Claudio
È fantastico. È fantastico, è vero, è una garanzia per tutti quanti. È una garanzia veramente. Per tutti. Allora state preparando tutto, andiamo un attimo, ci accompagni, vieni Claudio, certo. Perché siamo in diretta internazionale, tanti amici in Italia e all'estero poi condivideranno questo video, non solo siamo con le telecamere di Raggio di Sole, perché domani, lunedì, andrà in onda lo speciale legato... Dove? Possiamo entrare in cucina? No, ancora no. Dove? Cosa c'è? Piena attività? Qua cosa abbiamo? Queste sono sempre le sale. Queste sono sempre le sale. Per dare l'idea di quanto è grande. Abbiamo il nostro pizzaiolo. C'è anche il pizzaiolo. Chi è il pizzaiolo? Mito. Antonio! Ormai è una star internazionale. Una star internazionale che fa la pizza. Buongiorno, Polimeni. Come sta? Bene, grazie. E lei fa il pizzaiolo qui a tempo pieno? Ti racconto una cosa. Sì. Abbiamo fatto, ci hanno chiesto da sede a Vienna un tutorial su come lui fa la pizza per esportarla in tutte le nostre 30 strutture in tutto il mondo. Il suo tutorial, lui l'ha ripreso e ha descritto ogni passaggio, da quello che fa dall'inizio della farina. Cioè hanno voluto, lui da maestro... Il tutorial per le 30 strutture. Cioè, come fa lui la pizza, la volete per tutte le strutture. Esatto. È eccezionale. Maestro, qualche sera vengo e mangio la vostra pizza, promesso. Mi fa piacere. Lei si chiama di nome Pietro? Antonio. Antonio? Antonio come? Viola. Viola. Antonio Viola, come la birra Viola. La birra per la Viola buona. Non la conosco. Ciao Antonio, grazie. Dove andiamo? Dove andiamo? Eccezionale, guarda. Andiamo a prendere il caffè. Andiamo a prendere il caffè, salutiamo dalla piscina adesso. Grazie, ciao. Grazie Matt, grazie. Oh, andiamo un attimo, chiudiamo, guardate amici, io non so quali sono i commenti perché non riesco a vedere tra il sole, il racconto, il passaggio, la bellezza del posto, credetemi che... no. Chiudiamo la diretta da dove? La chiudiamo perché devo salutare. Devi salutare? Volevo sì. Farti vedere brevemente sì. Il Falkland. Ah, sì, sì. Che è una cos'è? Cosa, è il mini club cosiddetto. Ah, bene, il mini club. Chiudiamo col mini club. Si chiama Falkland. Andiamo, col mini club chiudiamo. Chiudiamo col mini club. Buongiorno. Oh, ok, io lo accompagno di quinta. Quanti bambini possono entrare al mini club? Guarda, noi abbiamo mediamente 200 bambini, 200 bambini, 250. Porca miseria. In tutte le fasce di età. Mi apri? Ok. Guarda. Vediamo un attimo. Questo è... Doctor. Ah, cosa c'è qui? Qui abbiamo l'info point con le escursioni. Sì. Che offriamo su tutta la Calabria. Questo non solo un estratto, Tropea, mini crociera, Reggio Calabria, Taormina, Panarea, giù in va, escursione, degustazione di vini, noleggi. Cioè di tutto e di più. Dove stiamo entrando? E qui entriamo. Ok. Bene, buongiorno. Ah, questo è per i bambini. Questi per i bambini. Vieni. Ah, bellissimo. Guarda che spettacolo. Bambini. Buongiorno. Vieni. Buongiorno. Buongiorno! Cosa c'è qua? I più piccoli, ciao! Per i più piccoli, bellissimo! Il fasciatoio per riposare, per i più grandi. Il fasciatoio per riposare, guardate un po'. Che stupendo, guarda te cosa c'è qua, mamma mia! Mamma mia, guarda un po' cosa c'è. Dove siamo? Eccezionale, cosa mi fai vedere? Ti faccio vedere il cast artistico? Stanno lavorando? Ah, fanno le prove? Guarda. Ciao ragazzi! No, lascia, dovete provare, state provando, buongiorno! Lui è un grande coreografo. Ciao Lino Polimeni, ciao, buongiorno! Luca, non sento niente. Luca Marchetti è una promessa, è un grande coreografo, è giovanissimo, ma ha un talento fuori di testa. Grazie mille. Da dove arriva? Appena 25 anni. 25 anni? Un primo ballerino, coreografo, fa delle cose spettacolari. Senti, devi venire a vedere lo spettacolo. Ma possiamo vedere qualcosa? Non ce n'è per nessuno, né per la Rai, né per Mediaset. Addirittura! Ce l'abbiamo noi. Solo noi. Cioè la prova, possiamo vedere una prova. Ma adesso non ho niente, sto montando purtroppo. Cioè, ma qui tutti i bambini, fate giocare, divertire no, i bambini. Lui fa le prove per lo spettacolo. Ah, per lo spettacolo, quindi per il teatro, per il teatro all'esterno. Sono sei artisti spettacolari, cantanti, ballerini, polivalenti. Ma c'è anche una cantante qua? Assolutamente. Cioè, sì, tutti sono cantanti e ballerini in realtà. La cantante sta provando qua dentro in sala. Ma vai, andiamo a vedere. Una cosa incredibile. Cioè, dove sta provando? Così la sentiamo cantare in diretta. Dove? In cucina, dove? Possiamo? Eccole qua. Sono un po' di sono le cantanti che provano. Aprite le luci per favore. Le luci. Buongiorno. So che state cantando, c'è il direttore, vuole capire se siete bravi in diretta, visto che noi siamo televisivi, ma in questo momento siamo in Italia all'estero. Fatemi una cosa, avvicinatevi, abbracciatevi tutte e due. Avete fatto il tampone, tutte le cose. Una canzone.
Claudio, andiamo di là, ragazzi, dai, veloce, veloce. Dai. Tutto è presa diretta, solo Polimeni può fare queste cose, ma è Claudio che ci consente. Andiamo, 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 andiamo. Mamma mia, che bello. Questa è la professionalità che riusciamo ad avere. Vai, vai, proviamo. Cosa proviamo, ragazzi? Chiudiamo, chiudiamo con voi, chiudiamo con voi, dai. Stavano provando delle canzoni da, da cosa, ma... Una importante, una che cantano tutti, dai ragazzi, provate una canzone bella, dai. Ok, sono un pochino, mamma mia, questa... Tu la notte, Leonessa, la mattina... No, 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 no. Il caldo freddo ha avuto un calo. Ah, ok, ok. Proviamo, proviamo, proviamo. Dai, cioè, avvisiamo, tutte e due. Dai. Così. Una cosa così, a cappello, come si dice, a cappello. Io faccio la Streisand nel mio... Vai, Streisand, Streisand, vai. Don't tell me not to leave, just sit in para. Like candy and a sense, the ball of butter. Don't bring a runner close to me on my parade. Va bene. Vabbè, vabbè. E qui invece 3, 2, 1. I need a hero. I'm old enough for a hero till the end of the night. Bene, diciamo che il cast, se io capisco, quante ragazze? Cosa? A parte il corteggiamento. Prego? Niente, parlavo solo. Andiamo. Andiamo. Ciao. Grazie, tu ti chiami? Emanuela. Cosa fai, Emanuela? Io ballo. Fammi una cosa al volo, così chiudiamo. Devo salutare il direttore. Yeah. Ecco qua. Vi diamo di via. Grazie, ragazzi. Io, complimenti. Ce l'abbiamo solo noi. Beh, cioè, lo come ce l'avete solo voi? Tutti i sensi. Grazie. Tutti i sensi. Grazie. Andiamo che chiudiamo. Ciao, grazie. Andiamo un attimo. Dobbiamo chiudere. Oh, grazie Claudio, mamma mia, quante cose mi stai facendo vedere. La gente da casa è pazzita, qui si divertono i bambini. Questo è i bambini, sì, qua. Dice, possiamo entrare? Abbiamo un altro scritto. Chi è questa? Una bambina? È una cugina di Michel Unzi. La cugina di Michel Unzi? Sì, beh, uguale, no, però no. Vabbè, un po' la cosa fa? Uguale. Cosa fa? Sì, sì, Unziger 2? Unziger 2? Bene, qua. I bambini si divertono, ciao, vedete un attimo tutti in diretta, usciamo e salutiamo, dobbiamo chiudere, mamma mia, allora chiudiamo dalla piscina, vieni, 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 vieni che chiudiamo, vieni, vieni che salutiamo, così poi mi dedico anche alla televisione, perché la gente ha vissuto questa cosa, ma dobbiamo adesso chiudere e salutare tutti insieme, un attimino, ecco qua, dove andiamo? Al bar. Andiamo al bar, chiudiamo dal bar? Bene. Un caffè alla Leccese. Alla Leccese, ok. Allora, alla Leccese è particolare perché lo fate con ghiaccio. E con il latte di mandorle. Latte di mandorle e ghiaccio. Capo? Capo animatore, vieni, vieni. So che con un amico sei, vieni. È amico tuo? Un attimo, vieni, vieni. Vuoi vedere? Un attimo. Chiedete all'amico mio. Ciao caro, come si stai? Si mangia bene qua. Io sto bene. Si vede che stai bene. Chiedete come si mangia. Chiedi. Dio il pugliese. Chi tu manda a chi? Come si mangia? Dicilo, dici. Si mangia una favola. Ecco. Si mangia una? Favola. Non si vede. Ieri sera ho mangiato delle tagliatelle alla bolognese. Che erano la fine del mondo. Tradotto in pugliese? Ieri sera si è mangiato la tagliatella bolognese, che era la fine del mondo. È uguale. È un piatto pugliese come. Questo è arrivato 3 giorni fa, era mazza nascosta. Grazie! Allora, Claudio, ciao caro. Allora, chiudiamo, guarda, chiudiamo perché ringraziamo tutti. Siamo al Frankenstein. Frankensteiner. Frankenstein. Garden Calabria 0968, te lo ricordi il numero? 78 789204. Dite che avete ascoltato il direttore Claudio Giaffreda e Lino Polimeni. Buone vacanze, questa è la nostra Calabria. Il resto lo vedrete domani alle 14.30 su Calabria TV, canale 15 in Italia e nel mondo attraverso lo streaming www.calabriatv.it. Grazie a tutti, un abbraccio, buona visione e buona vacanza anche, buona domenica a tutti.